fatto che si faccia ad alba dimostra che Alba inizia con la A, per cui noi lo diciamo sempre, che le cose belle si fanno prima ad alba. Alba è una città che sa organizzare tante cose belle, sa inventare tante cose belle e soprattutto come ha come alba, ha come ambiente, ha come azione tutta una serie di attività che noi dobbiamo fare per rispettare ciò che ci circonda. Una bellissima giornata oggi con questo momento di plogging che come amministrazione comunale vogliamo istituzionalizzare. Si è raccolto di tutto, dalle bistecchiere alle biciclette, in questa corsa nella raccolta dei rifiuti. Ora a momenti scopriremo il vincitore, le campane ci indicano che sono arrivate le 7, l'arrivo è stato proprio in questo istante, guardate quanti rifiuti sono stati raccolti, sembra incredibile, li guardavamo esterrefatti, tutto nel centro cittadino, una città sempre più pulita, per cui però non si può che continuare a cercare di fare meglio, ancora c'è margine di miglioramento, quindi siamo qua per questo. Sì, come comune crediamo molto in queste iniziative perché è una delle tante iniziative che facciamo in comune per promuovere, diciamo, la tematica del plogging, proprio del cercare di tenere la città più pulita. È una di queste iniziative che serve veramente tanto e come vediamo ha radunato anche parecchie persone. È la prima diciamo giornata che facciamo, ne faremo anche altre ogni primo lunedì di ogni mese, perciò è una prima giornata che fa vedere che la gente partecipa molto volentieri a queste iniziative e speriamo di poter continuare così. E proprio Alba, come ha già detto Roberto Cavallo prima, è la prima città, diciamo, a utilizzare il plogging, cioè noi faremo proprio un album proprio dei plogger dove le persone che proprio partecipano e vogliono, diciamo, raccogliere i rifiuti facendo anche attività fisica in città avranno proprio una dotazione di sacchetti specifica per queste attività, così non andranno a intaccare i loro sacchetti conformi che hanno le dotazioni familiari. Perciò le iniziative queste sono molto lodevoli, partecipano anche molti giovani che sono importanti perché dobbiamo portare anche nelle nuove generazioni la tematica del rispetto dell'ambiente è molto importante, perciò speriamo di continuare così e ci diamo appuntamento ai prossimi lunedì dei prossimi mesi.